Prima di lui c'è il professore Luzzi, mi deve perdonare. Se l'avvocato fosse stato un penalista, veramente avrei seguito i suoi lavori. Ma al di là di queste battute, io faccio solo notare ai presenti tutti, noi abbiamo un bilancio, alle volte abbiamo un bilancio. Tutte queste chiacchiere, tutte queste belle parole, penso che, insomma, siano parole di insomma, poiché bilancio, insomma, grazie alla proroga al 30 giugno, poi penso che un bilancio senza il risolvere tutti i conti non possa finire. Faccio appello, voglio dire, a tutti quanti, comunque vada, si chiederanno la votazione. Sono tutti ottimi professionisti, voglio dire, cerchiamo di votare le missioni dei conti. Grazie. Non si può capire
non si vogliono capire le proposte, spesso non si vuol capire quello che ormai è stato detto chiaramente. Non si può, dopo aver fatto tre consigli sui revisori dei conti, fare appello non alla chiarezza ma alla sintesi dei consiglieri, perché la sintesi è stata fatta più volte. E la richiesta che è partita, la sinistra critica in primis, di chiedere a te, Pasquale Pugliese, di uscire dall'aula, era non solo chiara, ma anche spiegata in maniera precisa, in modo da non equivocare che ci fossero stati dei fatti personali da parte di sinistra critica, consigliere che ha assunto a fretta, mi chiede di uscire dall'aula, e a voce in modo da non è un problema di etica di politica, caro Gazzetti. Tu che sei da 32 anni o 30, qualcosa del genere, nel Consiglio Comunale ce lo dovresti insegnare come l'etica si dovrebbe produrre, non consigliere per favore, come l'etica si dovrebbe produrre in questo Consiglio Comunale e come un'opposizione, se di quello lo insegni in cui intervento nelle tue posizioni di voto, come hai fatto sulle visioni dei conti, unendoti in una votazione illecita alla maggioranza di governo. Così ce l'ha insegnato consigliere Graziosi. Oggi vedremo come i consiglieri, la metà del PD, che non si sa nemmeno più se è PD o meno, voterà a questa elezione delle visioni dei conti. Ma questa sarà la discussione di dopo, anche perché dovremmo fare subito un'istanza per allargare forse i bandi della maggioranza del Consiglio. Però la richiesta a Pasquale Pugliese è una richiesta chiara, che è una proposta di etica, di rinnovamento. Non c'è una cosa personale da parte dei consiglieri dell'opposizione a chiedere a Pasquale Pugliese di uscire da ora. Ma dato che c'è un parente in lista, quale messaggio migliore un amministratore di questa città può dare a questa città uscendo dall'aula e non partecipando alla votazione? Ed è questa la cosa che ti chiede l'opposizione, la vera opposizione di questo Consiglio Comunale Cittadino. Inoltre annunciamo che sinistra critica è a favore della proposta del rinvio fatta da Pasquale Pugliese, perché è come se da questi consigli comunali, che sembravano consigli comunali che dovevano essere veloci, fluidi, si stesse deponendo degli interventi politici, un dibattito politico che sta facendo configurare realmente chi è l'opposizione in questa città. E da questo penso che possa partire un discorso forte e chiaro di una proposta nuova dell'opposizione di questa città. E il primo atto è quello là che è fatto dai consiglieri, dico anche Balsamo, perché lo so, Balsamo e Cuscio, per la proposta di rinvio, accogliendo poi penso anche quella di sorteggio di sinistra critica, ha fatto i tre consigli comunali sui revisori dei conti. Grazie. Non ci stanno altri problemi, consigliere Polizio.